quale agente del cambiamento il CEO del futuro dovrà passare dalla figura di Chief Information Officer a quella di Chief Innovation Officer. Questo, secondo Bruno Lamborghini, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sarà il vero obiettivo dei CEO nel loro ruolo di garanti nelle continuità di servizio e sicurezza delle infrastrutture tecnologiche e della gestione delle informazioni aziendali. E molti di loro, rappresentanti delle più importanti aziende italiane, si sono incontrati e confrontati in occasione del Seo Technology Leaders Forum, che si è tenuto presso l'hotel Hilton di Milano lo scorso 26 marzo, organizzato dall'Economist Conferences, e di cui Fincons Group è stata sponsor. L'importanza di aver sponsorizzato un evento del genere. Eh, deriva dal fatto che in un momento eh, particolare, in eh, un momento storico in cui viviamo una crisi non solo di settore, eh, ci consente di essere presenti in un salotto i cui attori e protagonisti rappresentano la voce del mercato. E noi in qualità di vendor eh, abbiamo quindi avuto l'occasione eh, di poter ottenere due risultati. Il primo è quello di poter eh, far conoscere al mercato il nostro brand e il nostro offering lì dove non ci conoscevano e l'altro invece è di far consolidare il nostro brand, il nostro modo di essere anche presso questi clienti che già utilizzano i nostri servizi. Quindi questa doppia finalità. Il periodo di incertezza economica attuale pone alcuni rilevanti interrogativi rispetto agli scenari di business e il futuro delle aziende. Niente è più come prima, il parere è unanime per tutte le figure professionali intente a definire le strategie aziendali per il 2009-2010. E se la crisi porta al cambiamento, la sfida dei CEO è quella di diventare protagonisti del processo di trasformazione delle aziende per ridefinire il proprio ruolo e difendere le posizioni. Ed ecco il nuovo dilemma, come affrontare la crisi economica in atto, come sostenere il business aziendale, come proteggere i progetti chiave mantenendo al tempo stesso le funzioni essenziali e come sfruttare le relazioni e le partnership con i vendor per far fronte alla crisi. Fincons Group da oltre 25 anni opera nel settore dell'ICT e ha sviluppato competenze tecniche diversificate ma specialistiche sempre più estese alla componente strategica dell'innovazione tecnologica. Ma non solo, l'indipendenza dalla tecnologia e la partnership che Fincons Group ha saputo sviluppare con i principali vendor in diversi ambiti di settore l'hanno resa in grado di supportare le scelte migliori per i propri clienti. Il partner IT, in questo momento di crisi, deve proporsi a supporto dell'azienda cliente. Infatti, abbiamo cercato di integrare, di mettere insieme i nostri punti di forza del gruppo. Un punto di forza è eh, la profonda conoscenza della business consulting. Un secondo punto di forza è eh, essere, essere attori importanti sulle tecnologie quindi aver, avuto, eh, aver fatto progetti molto importanti da un punto di vista anche tecnologico. Terzo, il near shore. near shore, che consente riduzione dei prezzi e quindi dei costi. Tra i relatori del CEO Technology Leaders Forum, anche Marco Cipelletti, CEO di Cemat, cliente testimonial di Fincons Group. Il ruolo di Fincoslu nel rifacimento dei sistemi informativi di CEMAT è un ruolo estremamente importante. Innanzitutto non è un fornitore ma è un partner che deve assolutamente portare l'innovazione e il supporto all'innovazione all'interno di CEMAT. È stato scelto per l'esperienza che ha nel settore ferroviario e nel settore dei trasporti e ha assolutamente un compito importante di trasferire tutte le competenze all'interno dell'azienda. Moderati da Francesco Sacco dell'Università Bocconi di Milano, i CEO presenti al convegno, rappresentanti di grandi aziende come Early Quid Sanità, Ferrovie dello Stato, CEMAT, Mediaset, PQuadro, Philip Morris e molte altre, si sono raccontati esperienze, realtà e difficoltà nell'attraversare questo momento di incertezza in cui vi è poca chiarezza in merito alle linee d'azione sostenibili da perseguire, ma anche nuove soluzioni e strategie che gli autorevoli esperti hanno voluto condividere con i colleghi. Questo evento ci ha consentito di eh, ricevere spunti di riflessione in quanto i manager attualmente impegnati nelle loro aziende eh, sono in questo momento costretti a vedere e a vivere una riduzione dei loro budget insieme a, a un dover mantenere e comunque mandare avanti la vita aziendale. E quindi l'essere a conoscenza, il venire a conoscere Daviso dalla loro voce. La voce di questi protagonisti del mercato, le difficoltà, i problemi, ci consente di trarci, di guardarci dentro e di capire se il nostro assetto organizzativo è tale da poter essere un aiuto alle loro aziende e quindi un aiuto a loro vuol dire aiutare anche noi stessi.